Siamo con il dottor Decaro dell'Istituto di Sociologia di Caltagirone e del dottor Massimo Buscema, presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, per commentare questa fase di dialogo e per conoscere i motivi che hanno indotto l'Ordine dei Medici e il Comune ad incontrarsi nel pomeriggio. Allora è un momento di grande sintesi, di grande partecipazione fra due istituzioni importanti, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Catania e l'istituzione sindaco di una città, che è una città importante non solo per le sue origini, per la sua storia, ma perché è un bacino che attrae nel territorio come interessi e come culturalmente spetta a questa città. L'Ordine dei Medici ha una grande responsabilità, cercare di portare un messaggio di formazione. La formazione nel nostro campo è importante perché migliorare le nostre conoscenze ha come fine ultimo di migliorare la nostra assistenza verso chi è il nostro vero datore di lavoro, che sono i pazienti. Quindi tutte le nostre attenzioni devono e non può essere diversamente rivolte alla cura dei nostri pazienti. Allora, cominciare questo percorso formativo verso i giovani che devono andare entrare e avere l'accesso alla scuola di medicina diventa un momento importante perché giorno dopo giorno questi ragazzi maturano. Come sia importante fare e avere come obiettivo una professione nobile, che è la professione del medico. Abbiamo scelto il territorio di Caltagirone, come abbiamo detto prima, per la lunga storia, per la grande storia, per la grande partecipazione e anche questo ha una propria importanza, perché abbiamo trovato delle persone nelle istituzioni che ci hanno creduto, come il dottore De Caro dell'Istituto Sociologo e il sindaco Gino Ioppolo. Io penso che questa collaborazione porterà a far sì che il territorio si arricchirà di una presenza importante, si arricchirà nell'aver dato ai giovani la possibilità di formarsi e questo è un dovere che noi abbiamo verso la nostra società. Io ringrazio ancora una volta il dottore De Caro e il sindaco Ioppolo per questa fiducia che stanno ponendo su di noi e penso che questa fiducia verrà ripagata quando questi giovani saranno la prossima e la futura classe dirigente nel nostro Paese. Grazie, dottor Buscema. Dottor De Caro, perché l'Istituto di Sociologia di Caltagirone e Luigi Sturzo si è impegnato in questa battaglia? Devo dire che nel passato abbiamo avuto molte richieste da parte di genitori di ragazzi che si preparavano agli esami per l'ingresso nell'università di fare delle scuole a Caltagirone, cioè corsi di preparazione a Caltagirone, perché ovviamente a prescindere dall'alto costo di questi corsi che venivano fatti a Catania, ma soprattutto c'erano anche le spese di vivere, cioè affitto di casa, permanenza a Catania, che ovviamente lievitavano notevolmente i costi. Quindi quando l'anno scorso abbiamo avuto in un dialogo la richiesta di poter ospitare questi corsi di un corso di preparazione, siamo stati ben lieti di poterlo fare. Pare che l'anno scorso, anzi mi pare che così le cose sono andate abbastanza bene, quindi anche quest'anno ci hanno richiesto la stessa operazione, però un pochettino più ingrandita, cioè nel senso di coinvolgere noi, cioè, direttamente anche in una fase soprattutto di diffusione per poter arrivare quanto più giovane possibile. E devo dire che questo risultato ha portato un risultato fortemente positivo, tenuto conto che dalle 7 unità dell'anno scorso siamo passati alle 20 di quest'anno. Ma discutendo poi la cosa che noi veramente ci ha maggiormente interessato e quindi pronti ad affrontare questa nuova attività, è stata la possibilità che l'Ordine ci ha dimostrato di poter operare anche nei dintorni, cioè non soltanto su Caltagirone e il territorio Il calatino, ma nel famoso comprensorio e quindi arrivare a Gela, a Niscemi, a Piazza Ermirina, anche nel vasto Ragusano. bacino, quindi. Esatto, e che praticamente è un bacino d'utenza che l'Istituto di Sociologia già ha come dal punto di vista degli assistenti sociali, ma che è sempre tenuto in considerazione per uno sviluppo socio-economico della città.